questo dipinto il tema della flagellazione di Cristo viene interpretato da Bramante in maniera originale rispetto all'iconografia conosciuta al suo tempo. E pur mantenendo alcune similitudini con Antonello da Messina nell'impianto scenico e nella drammaticità, se ne distacca per varie scelte stilistiche precise. Bramante sceglie di concentrare tutta l'attenzione sul Cristo, mettendo in evidenza la sua sofferenza. Il suo è un dolore umano, fatto di lacrime copiose che gli scivolano sulle guance, di occhi che sembrano chiedere clemenza. Il suo corpo è massiccio e ferito, piegato dalle corde che lo bloccano. La bocca socchiusa sembra voler sussurrare qualcosa. Cristo occupa tutto l'intero spazio dell'opera, escludendo le figure dei flagellanti che si scagliano contro di lui. La scelta di illuminare la scena con una luce radente accentua i particolari anatomici e rende l'atmosfera cupa e drammatica. Dietro la colonna lo spazio è scuro e questo fa risaltare l'incarnato di Gesù. Altra particolarità dell'opera è il paesaggio visibile sulla sinistra, una finestra aperta su uno specchio d'acqua con colline sullo sfondo. Questo particolare dona profondità al dipinto, ammorbidendo l'insieme che risulta carico di pathos. È possibile che Bramante abbia voluto inserire un racconto nel racconto. Infatti, l'imbarcazione che è appena visibile potrebbe essere un chiaro riferimento all'arrivo nel 1480 della flotta turca nel porto di Otranto, un'invasione che scatenò una violenta battaglia. Sul davanzale è presente una coppa dorata interpretabile come simbolo dell'Eucaristia e della Passione di Cristo. Il dipinto fu commissionato dai prelati dell'Abbazia di Chiaravalle nei pressi di Milano ed è ora custodito alla Pinacoteca di Brera a Milano.